Thank you.
Mattia Varisco, l'organista, e Riccardo Penzo, violinista, che si sono appena finiti di esibire sul concerto natalizio per organo e duo d'archi. A chi l'avete dedicato questo concerto? Beh, l'abbiamo dedicato a Carlo Oro, che è stato comunque il mio maestro. E ho iniziato gli studi con lui e mi ha portato avanti, diciamo così, per molti anni nell'insegnamento, anche se ero iscritto al conservatorio. E quindi penso fosse doveroso, comunque dopo più di un anno dalla sua morte, ricordarlo in un'occasione del genere. E abbiamo colto l'occasione. Vi ha unito Carlo Oro in pratica in questa iniziativa, insomma. Ci ha unito Carlo Oro e soprattutto in particolare un brano che abbiamo suonato questa sera, che è la Pastorale, che addirittura io ho suonato per la prima volta con Carlo proprio qua in questa chiesa, e da lì poi l'ho praticamente portato a ogni concerto di Natale, quindi è stato proprio un evento ricorrente di tutti i concerti che poi successivamente ho fatto. È stata una persona che ha legato tanto i giovani nella musica, Carlo. Sì, sì, sì. Lui aveva questa passione per la musica e non solo, aveva la passione per insegnare la musica. Lui cercava in tutti i modi di attirare i più giovani possibili alla musica classica soprattutto, visto che è un po', sta andando verso il declino nei giovani di oggi. E ha fatto molto comunque anche per i giovani qui a Borgo San Giovanni, con lui sono cresciuti 3-4 organisti, tra cui io e anche altri ragazzi, quindi sì. È un bene ricordarlo, insomma, una persona che merita di essere ricordata. Sicuramente. Grazie a voi allora per averlo fatto. Magari vorrei aggiungere una cosa, magari sarebbe bello poter organizzare, grazie a, magari anche alla diocesi, un concerto veramente in onore suo, e magari con tutti i suoi allievi. Questo sarebbe un appello da poter fare, soprattutto alla diocesi, che aiuti anche a progettare questo evento e realizzarlo. Porteremo avanti allora questa vostra richiesta. Grazie ancora, grazie, ragazzi, bravissimi. Grazie. Benvenuti a tutti in primo luogo, grazie della vostra presenza. È una scommessa, ecco, il primo concerto che organizziamo, grazie anche all'esperienza del nostro organista di Mattia.
Pavia, dove si sono aggregati anche due giovani, ecco, Riccardo e Simone. Quindi veramente un grazie, anche perché sono tempi speciali, e quindi anche uscire di casa, nonostante tutte le accortezze, insomma, è sempre un'impresa. Grazie anche alla presenza, ecco, mi hanno chiesto di non dare troppa visibilità, ma è giusto anche dire, anche la presenza anche dell'autorità comunale, c'è l'assessore, c'è la consigliera, insomma, c'è persone, insomma, che stanno lavorando al governo della città, ecco, quindi grazie anche a loro. Ma non mi voglio, l'ho tenuto per ultimo, grazie al nostro vescovo, ecco, Adriano, che ormai sono gli ultimi giorni che è ancora qui con noi, lui è sempre il nostro vescovo, insomma, e ci stiamo preparando per l'accoglienza di Monsignor Giampaolo, insomma. C'è anche il contadino, che è vicario foraneo, insomma, e poi ci siamo tutti quanti noi. Ecco, allora poi lascio la parola a Daniela, ecco, che è la nostra amica, ecco, che vi condurrà, ecco, durante questo percorso di organo e di due violini. È inedita anche quando ci siano due violini, ma poi magari con Mattia sarà capace di spiegare meglio di me. È una scommessa, dicevo all'inizio, perché diamo l'opportunità a dei giovani di esprimersi. Io credo che il nostro compito della Chiesa, compito di un'attività civile, sia quello di aprire le porte ai nostri ragazzi, ai nostri giovani e ai talenti. Poi alla fine vi darò un saluto finale, ad alcune persone darò un segno, ecco, vedete che c'è un'icona, non dimentichiamo che siamo all'interno del contesto natalizio, e allora io credo che sia il tempo, ecco, di lasciarci accompagnare dalla musica, ci mettiamo, ecco, anche in un atteggiamento di raccoglimento. Grazie a tutti, ecco, della vostra attenzione e della vostra presenza. Buonasera e benvenuti. Ascoltare musica è come entrare in un mondo che rinvigorisce e riscalda l'animo, restituisce serenità, pacatezza, gioia di vivere, permettendo di godere e di apprezzare la bellezza che ci viene incontro da fuori di noi e quella che abbiamo dentro, ma che a volte non riusciamo più a riconoscere. La musica ha una profondità che giunge da lontano, dove il suono e l'armonia rappresentano il segreto di un universo che non finisce di stupire, che ci invita a non essere indifferenti e a vivere intensamente nella realtà che ci circonda. La musica esprime l'identità di un pianeta uscito dalle mani sapienti di uno straordinario artista che pone in tutto e le sue parti in una perfetta sinfonia. Ascoltare poi la musica classica è abbandonare l'animo ad un incontro che crea l'equilibrio dell'armonia in una delicata e soffusa tenerezza. Attraverso la musica, la pittura, la scultura, la letteratura e la poesia è forse possibile ricreare le basi di una convivenza costruttiva che parta da solide fondamenta, capace di sostenere la scoperta della bellezza della natura umana e di ciò che la salva. Il concerto di Natale che sta per iniziare ha proprio questo scopo: favorire l'incontro con il grande evento che ha cambiato la storia, l'incarnazione. Dio, la bellezza infinita, si è fatto uomo ed è venuto ad abitare in mezzo a noi.
viene suonato da Mattia Marisco, classe 2001. Frequenta attualmente il secondo anno accademico presso il Conservatorio Francesco Venezia di Rovigo. Si è avvicinato all'organo con il maestro Carlo Oro e ha proseguito gli studi con il maestro Ruggero Livieri. In Dir ist Freud è un preludio di al corale tratto dalla raccolta dell'Orgelbuchlein di Johann Sebastian Bach. La melodia lascia trasparire il sentimento gioioso per l'inizio del nuovo anno. Si prega di applaudire solo alla fine dei singoli brani. Grazie. Della scuola veneziana del XVII secolo.
sono a Mattia due violinisti, Riccardo Penzo e Simone Guardi. Riccardo, nato nel 2001, si è diplomato nel 2020 con il maestro Carlo Lazzari presso il Conservatorio Antonio Zolla di Aria. Simone, a 17 anni, frequenta il liceo scientifico veronese di Chioggia e il Conservatorio di Aria. Il senso della Terra, dell'incarnazione.
i segni, i gesti, ecco, che anche durante questo periodo del natalizio abbiamo compiuto, ecco, rimandano a questo dono della luce, molto ben espresso dall'Evangelista Giovanni, a partire dal prologo e dalle sue lettere. Ed è per questo che in questa serata volevo fare un dono, un piccolo omaggio ai nostri Mattia, Riccardo e Simone, di questa lampada. È una lampada in terracotta, è una riproduzione di una lampada erodiana, cioè nel tempo di Erode il Grande, scoperta dai scavi archeologici a Gerico. Alcuni anni fa sono stato a Gerico, ho visto queste lampade, ho conosciuto anche i maestri artigiani, ecco, che le andavano a realizzare, e allora insieme con alcuni amici abbiamo fatto una ordinazione, no, di queste lampade, anche per aiutare economicamente i cristiani di Palestina che in questo momento si trovano in estrema difficoltà. Ecco, è un segno, ecco, la lampada è un segno, bisogna metterci un po' d'olio, ecco, la lampada questa si è spenta perché probabilmente l'olio non è lo sufficiente, è l'olio della fede, è l'olio della volontà, ecco, di andare avanti, di incontrare e soprattutto di apprezzarci, soprattutto di guardare il futuro con estrema positività, anche se la parola positiva può generare qualche problema, ma sto parlando della positività degli elementi valoriali. Ecco, allora volevo chiamare i nostri amici Mattia, Riccardo e Simone, ecco qui, grazie. E a tutti quanti quelli che sono in servizio di questa chiesa,
perché la comunità sta in piedi, che è un edificio, ma se non ci sono le persone che insieme collaborano, la vita non va avanti tanto. Auguri, Natale già passato, buon anno e buona continuazione. Grazie. Bene, ci congediamo, buona serata a tutti, buon anno a tutti quanti e guardiamo al futuro con speranza. Grazie.